Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani, siamo qui a San Donato Milanese in provincia di Milano e stiamo vivendo l'esperienza del seminario di 4 giorni, 2 giorni di lavoro intenso con le nuove frequenze di luce per aiutare il riequilibrio energetico in tutti i livelli del nostro essere e 2 giorni di connessione al sé superiore. Mi trovo qui con Filomena. Ciao Filomena. Ciao Rossella. Io vorrei da te che ci raccontassi la tua esperienza, come sta andando questo seminario, sei entusiasta, raccontaci un po' come lo stai percependo. Buongiorno a tutti, a chi mi ascolta e guarda questo video. Una testimonianza di pura semplicità nella quotidianità, un'esperienza live, proprio vissuta, di contatto, di connessione, di condivisione, coesione. Quello che ho trovato che questo amore unisce e ci aiuta ad essere proprio nella comunione dei nostri intenti. Questo, come chiamo io, esercito di luce, che continua ad aumentare grazie alle nuove frequenze, con la benedizione e l'ausilio dell'Arcangelo Michele, della coscienza micaelica, e che coordina il tutto in terra e Rossella, e glielo riconosco questo merito perché la sento veramente sorella. Ci ha un attimino anticipato, perché noi quando troviamo la persona, l'essere, perché neanche chiamo persona, perché parlo dell'essenza della persona, che ci porta in questo mondo di grazia, di meraviglia, perché noi sentiamo la mancanza, viviamo un po' in questo oblio, nel ricordo lontano della nostra vera natura, che è divina. Quindi riportare il divino in noi, su questa terra, e manifestarlo, questo è il momento dell'ascensione della terra, che è già ascesa in quinta dimensione. E noi ci dobbiamo adeguare alle frequenze, che ci, la prima che ci sostiene in questo, proprio quella che ci facilita il contatto, è sì l'amore puro divino, ma non quello là, quello che ci mangia. Esatto. È la nostra terra che comincia a dire, ma le vostre radici, le volete, diciamo, rendere più profonde, più vive? Cominciate a sentirmi, ad ascoltare. Qual è il suono e il linguaggio della terra? È amore, amore, amore. In tutta la sua espressione, da tutta l'intelligenza devica delle piante, degli alberi, della natura, degli animali, che è un'intelligenza proprio angelica di terra, da tutti gli elementi, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, che sono dentro di noi. Noi cominciamo a danzare con la terra. Ce la siamo scordata la danza, che la grazia ci porta a danzare, perché la gioia è danza pura, è canto nel cuore, la voce cambia. Il suono cambia, le parole come sono ispirate, non ci rendiamo neanche conto. Il grazie che nasce spontaneo, che è un grazie che ci condivide, ci raggruppa. Questa esperienza con Rossella è stata forte. Era già nel mio cuore, perché il mio cuore già lo chiedeva. L'ho riconosciuta in questo senso. Parlava la mia lingua e danzava e cantava il mio cuore con lei. Anche se all'inizio è stato un riconoscimento non semplice, perché l'incontro con la nostra divinità non avviene mai secondo il nostro modo di pensare. È divertente perché dice, ti vuoi svegliare? Se riconosci la maestria di Rossella, riconosci la tua, la maestria di tutti, perché sei subito fuori giudizio, fuori dall'ego, perché se no non puoi danzare, non te la puoi giocare l'esperienza. Con questo ho rimarcato quello che avevo nel cuore. E lei mi ha dato la possibilità, facendo questo seminario live dal vivo, di partecipare e compartecipare, perché a casa abbiamo la quotidianità, a volte anche la solitudine, perché lo scambio, qui ci unifichiamo nella frequenza dell'amore più puro, disciplinato dalla norma, dalla legge divina, rappresentata proprio dal nostro amato Arcangelo Michele e da tutta la coscienza micaelica. Noi siamo l'esercito che si aggiunge come guerrieri di luce a questa grande coscienza. Rossella sta parlando anche nelle sue nuove preghiere. La novità è gioia, gioia, divertimento, leggerezza. Lasciate andare, più vi liberate e più siete nell'unità, nell'integrità, nel discernimento, nella consapevolezza. È una coscienza pura. Lei lo fa con una modalità
Lei giustamente dice devo tenere il gregge perché all'inizio è così, però poi dice ragazzi giochiamocela, perché lei ha partecipato alle nostre risate, alla nostra commozione. Rossella è tanto, quando lei apre veramente il cuore, perché online lei partecipa, però è l'educatrice e siamo, c'è questa distanza che poi si accorcia man mano. Porto anche questa testimonianza perché il seminario online ci ha dato tantissimo, lo sto condividendo anche con questa amica che viene dal Trentino, specialissima, infatti dico mi fermo una notte, cena insieme, condivisione, anche con un altro membro del gruppo che ringrazio, Massimiliano, e la bellezza dell'esperienza, no? Soggettiva e oggettiva, perché Dio è entrambe le esperienze, ma dentro, proprio dentro, ho fatto un'esperienza che mi ha fatto sorridere, sono un po' birichina, in un trattamento, quando mi ha chiesto Loretta, una delle partecipanti, quando sei nata, le ho scoperto un giorno di differenza, quindi un angelo custode che ci accomunava. Bene, ho detto, se l'angelo è in comune, la guarigione la faccio con lei. Rossella ha trattato lei, come un piccolo Buddha mi sono seduta sul suo cuore. E lei sentiva questa mano, questo peso, ma che era sì consistente, ma era caldo, vivo. E lei dice, ma sai, ho fatto un'esperienza come se tu veramente fossi con me, sopra di me, dentro di me. E ho detto, no, correggo, c'ero io. E le ho spiegato. E siamo scoppiati. Perché? Scoppiati a ridere. Perché ci apre un mondo questa vibrazione nuova. Certo. Nell'unità, quando io mi metto a disposizione, dentro di me porto con il cuore tutti coloro. La preghiera è proprio condivisa. Tutti i nostri nomi, il nostro gruppo e la nostra piccola matrice di quinta D. Non so se si è visto l'occhio che strizza, perché l'ascensione, il progetto di una terra dorata, è la nostra madre, madre terra, è nostra madre, nostra sorella, nostra figlia, perché ci fa provare tutta l'esperienza del femminile. Quindi, quando questa fiaccola della donna, della madre, della figlia, della sorella, della compagna, tutto quello che vuoi, è completa, perché nella sua totalità essenziale, semplice, ti accudisce, è amorevole. Ecco perché le nuove frequenze sono testimonianza vivente della presenza che ti supporta, ti sostiene. La maestria è nel momento che tu sei integra, centrata e radicata, si manifesta. E il progetto, ricordiamocelo, non è la via del potere, è la via dell'amore, che è l'essenza della manifestazione nell'amore, con amore e per amore, per il bene di tutti. Non c'è l'altro, ci siamo noi. Questo noi che è la terza persona, oltre all'io sono, noi siamo. Quindi più siamo per il pianeta, siamo proprio il cielo che comunica con la terra e la terra che comunica col cielo. A un certo punto tutto si unifica in noi. Filomena, una domanda. La guarigione, cioè l'aspetto del riequilibrio energetico nei primi due giorni del seminario, è fondamentale. La differenza, cioè che cosa hanno fatto nei primi due giorni e adesso in quello che stiamo facendo? Allora, qui interviene, io ho parlato che noi non realizziamo il potere, però lo sperimentiamo, non ce ne rendiamo conto, perché il primo contatto con le frequenze non ti porta ancora a dire io sono un Dio, io sono una Dea. Però fai l'esperienza del Dio Dea, che è diverso. Perché tu metti già in pratica la manifestazione del progetto della tua divinità. E lo fai con una modalità, come faccio io, no? Quando stappi una bottiglia. Che meraviglia! Quando la meraviglia la sperimenti, è grazia pura. Perché è uno stato estatico di espansione che ti porta subito al riequilibrio. E qui cominci a sentire Dio che manda chi? O Signor da Maldalà. Cioè comincia, scusate se parlo così, però parlo come mangio. La prima cosa che ascolto è il piano fisico. Certo. Perché il mio corpo mi parla. E dico, ma è possibile? Sì, perché il mio corpo, quanto sono stata ferma, rigida, e magari anche fin troppo dogmatica, perché abbiamo l'abitudine di raccontarcela un po', di giustificare i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni. Ma quando poi non giustifichi niente, ascolti e basta, e quando finisci, oggi è l'ultimo giorno di questi quattro, e tanta zavorra che ti stava proprio dalla testa a scendere, comincia a scendere,
e senti per la prima volta questo contatto stabile con la terra, ti fa capire che tu sei come, hai iniziato il processo proprio, guardate le mie mani che salgono, in comunione di intento, perché l'intenzione e l'attenzione ti portano là dove tu sei, in quel preciso momento tu incarni la tua divinità e manifesti la volontà del tuo sé, della tua parte più profonda. E quindi la connessione al sé superiore cos'è per te? Allora è una stabilità, è un'attivazione che ti rende stabile in una dimensione superiore, in terra. Esatto. Perché la terra è proprio, noi siamo il ponte, quelli che stanno in mezzo, dall'alto riceviamo e passiamo, trasmettiamo. La prima che riceve tutta questa luce è la madre. La madre che in noi ne beneficia e ringrazia, il padre che in noi ne beneficia e ringrazia, perché tutto è uno. E quello che guarisce, non guarisce perché la mente arriva a pensare a questo, a quello. Questa è la spiegazione tecnica, se vogliamo. Mm-hmm. Non dico neanche tecnica proprio. Mm-hmm. È un puro tecnicismo e ci sta con la luce essere dei tecnici della luce, perché mm-hmm. impariamo a gestire la luce. Però se, cosa succede? Noi dobbiamo uniformarci a quella frequenza, a quella vibrazione, altrimenti soffriamo, siamo in sofferenza perché dobbiamo ripulirci, purificare. Ma la cosa bella avviene che siamo proprio accuditi in questo processo, questa protezione è fondamentale. Le frequenze arrivano immediatamente, nel momento in cui contatti l'amore, l'arcangelo, la coscienza micaelica, ecco l'allineamento, il riequilibrio. Guardate le mie mani. E poi salgono e scendono, ma sempre radicati alla madre terra, prima di risalire, prima di riscendere, prima di essere centrati, c'è proprio, è un mudra proprio di stabilità questo, queste mani che stanno giù. Certo. Perché noi vediamo Dio sempre là, ma noi siamo qua, ecco perché che manifesta l'era dorata del nostro pianeta, che parte da una quinta dimensione, perché la quarta, che è quella dell'amore, la dimensione angelica, è l'esperienza che precede, ma c'è ancora il tempo. Ma noi siamo oltre il tempo, certo, e oltre i limiti del tempo, e di uno spazio limitato, perché questa è la terza dimensione. Ha la sua matrice con le sue leggi causali. Però con le nuove frequenze. Le nuove frequenze. Che esci dal tempo. Noi siamo fuori dal tempo-spazio. Esatto. C'è un minimo di misurazione nello spazio, perché se non hai il punto amore, il punto coscienza micaelica che si ricongiunge, quel punto poi è il punto di ripartenza, chi lo chiama punto zero, ognuno lo chiama come vuole. Per me è il vero risorgimento, è il vero riscatto dell'essere, perché qui si vive nell'oblio, e l'oblio è collegato tanto a quella tristezza che ci accompagna da una vita, perché sentiamo la mancanza. Ecco, quando noi siamo uno con Dio, siamo la maggioranza, ma signori, ma siamo talmente tanti, facciamo parte di questo esercito meraviglioso di luce. Certo. La forza del guerriero che non deve combattere, deve sostenere, pulire dove c'è da pulire, purificare, guarire, però siamo già, noi siamo già, perché non è che dobbiamo diventare così. Quando prendiamo coscienza e siamo uno con la nostra coscienza divina, basta, manifestiamo direttamente. Allora poi non ce la possiamo raccontare, possiamo solo cantare insieme, condividere, sostenerci, amarci e finalmente lavorare per il pianeta, perché altre anime aspettano questa occasione. Assolutamente. Noi siamo all'avanguardia, stiamo cominciando, e viva Dio che un lumino si è acceso, ho detto, sono passato attraverso un po' di esperienze anche molto profonde, però grazie, perché oggi da uno, da due, da tre, e comincia l'esercito a potenziarsi, che appartiene a questa dimensione, perché veniamo da là. Ma l'importante adesso è qua, perché certo, chi si è perso, si è smarrito, possa finalmente questa fiaccola essere talmente luminosa che non puoi dire non ci vedo, non ci sento, non sono, io sono, e scelgo se dico no e no, se dico sì e sì, ora e tutti i momenti, perché sono responsabile delle mie scelte. Perché l'informazione ti porta a scegliere, o stai con Dio, esatto, o se no c'è l'antiamore, che è tutto l'opposto, è tutto dalla paura tutto a scendere. Ma se io voglio risalire,
voglio riappropriarmi della mia integrità. Io vivo qui l'esperienza, già in quinta dimensione sono qua, perché incarno la divinità, ma senza sentirmi superiore a chi e a che cosa, sono con tutti, anche con quelli che ancora non hanno compreso, perché ognuno si sveglia quando è il momento, però Signore adesso è il momento, certo. Quindi la nostra voce dice questo, noi siamo qui per questo. Io lei la benedico tutti i giorni, perché è stata nella sua presenza qui adesso, in questa esistenza, ho ritrovato un'anima che, come dice, io mi sono svegliata, ma vediamo di condividere, di portare questa esperienza, perché la Terra si è già superato in questo, è pronta a ricevere il nostro impegno, il nostro sostegno e supporto a chi? Per il bene supremo di tutti. Che lo sto parlando a livello di dimensioni, qui sulla Terra. Sulla Terra, assolutamente. Spero che queste mie parole possano essere di conforto, certo, per chi ancora è lì nel dubbio, scegliere essere o non essere. Esatto. Io dico sempre che l'esperienza va fatta, se possibile nel modo più leggero, di non vederla come il macigno che mi cade sulla testa. È l'acqua che proprio sorge da questa fonte, e scende, e mi lava, e mi ripulisce, e mi rende forte. Quello è il vero cibo, il cibo della luce. Parlo di acqua perché sulla Terra che sia benedetta l'acqua, e anche con noi, con le nostre preghiere, di lavorare tanto con le frequenze dell'acqua, pensando all'acqua che beviamo, certo, che nutre la Terra, di informarla con il nostro amore che appartiene a questa coscienza, di modo che anche la Terra stessa, tutti gli atomi che ci compongono cominciano a vibrare con queste vibrazioni speciali, potentissime, originali, essenziali e devo dire fondamentali, e le fondamenta sono qua. Grazie a tutti, grazie, voi, grazie, grazie Rossella, mille, grazie e un abbraccio. Grazie, e dico forza e coraggio anche per le nuove generazioni che arriveranno. Se qualcuno è interessato, noi ci siamo, tutto il gruppo si è messo, certo, a disposizione, lei ce l'ha chiesto. Ho voluto testimoniare per essere non solo la speranza, la vittoria certa, perché tutti noi ce la meritiamo. Quindi via, ma io chi sono? Noi siamo tutto ciò che è, di tutto e di più. Quindi giochiamo con tutto ciò che è, viviamo la vita con amore e con gioia. E anche se oggi sono un po' giù, per dire, faccio un esempio, so che ora di sera il mio grazie va là, dal mio cuore, a tutto quello che io faccio come esperienza, perché è la madre terra, l'esperienza qui, è tutto puro insegnamento, è un'auto-osservazione, un'osservazione della realtà, ma percepita con le nuove frequenze, nel modo di integro, è pulito, esatto, non ha filtri mentali, perché veramente imparerete a lasciare andare il pensiero che non ci serve. Tutto ciò che non è perfetto e non è qualificato, se qui è disciplinato dalla norma divina e da queste nuove frequenze, non ci interesserà più, perché non ci rende pacifici. Perché quando si vive in pace, quello che noi possiamo lasciare non sono beni materiali, ma la nostra pace sì. Quella è la testimonianza vivente. Io ho vinto che cosa? L'oblio, quel sentimento di mancanza. Io vivo veramente l'abbondanza, che non è solo legata a una prosperità puramente materiale, ma l'arricchimento viene da questa condivisione. E anche quando magari dici, non solo tanto, dici, no, il denaro mi scarseggia, le bollette, la vita è questo. Però tu sai con certezza che nel momento giusto l'aiuto c'è. Questa certezza la costruiamo ogni giorno, perché dobbiamo ripolarizzare e adeguare le nostre frequenze alle nuove frequenze. Si tratta, questo è un fatto tecnico, dobbiamo diventare veri tecnici della luce. Poter, quando Rossella ci invita, guardiamo, tocchiamo, ascoltiamo, sentiamo, quindi siamo già nell'essenza. Tutti questi talenti che noi abbiamo, questi cinque sensi, si espandono, diventano la fusione con questa vibrazione. Dice, ma stai recitando un poema? No, lo vivo, signori. Lo sto vivendo. Questo è il poema della vita, è la vera poesia, però è esperienza pura. E quindi sono noi, con la nostra modalità, con il nostro cuore, certo, nella nostra semplicità. Io la chiamo modalità bambino, perché? Perché la meraviglia e lo stupore
ti esaltano, ti portano a un livello statico che si avvicina alla trascendenza. Quindi può essere un consiglio. Anche Rossella, quando parla con la sua preghiera, finalmente dice gioia. Questa gioia che stiamo sperimentando, questa condivisione. E mi sta piacendo molto questa espansione anche della consapevolezza nella preghiera, perché già ci mette nel campo, no, dove la grazia, la gioia, la bellezza, tutto ciò che è potenziato, che ci rende così anche felici, già solo con la preghiera ci allinea, perché questo è quello che le frequenze ci fanno sperimentare. Quindi grazie anche per questo, Rossella, perché sei sempre pronta anche ad ascoltare quello che ognuno di noi porta nella sua semplicità, e tu lo rendi ancora più espanso, perché lo vai a potenziare. Sei la prima che filtra l'informazione, e quindi i cuori, quando siamo tutti nell'integrazione di questo campo di nuove frequenze, e poi sentiamo veramente la presenza dell'Arcangelo Michele, la presenza del Maestro Gesù, di questi esseri di luce, anche dei nostri antenati. Io ho perso i genitori, la mamma di recente, e sono arrivati. Puoi essere anche non visivo, non uditivo, però la percezione si forma, quella sensazione che può essere addirittura quasi un odore, una sensazione percettibile. Dici, l'abbraccio di mamma, di papà, e il cuore che piange, si commuove, perché ricordi, giustamente, noi siamo eterni, ma viviamo esperienze così, anche un pochino, piccoli pacchetti di informazioni che ci fanno veramente espandere. Quando si è in pace con i nostri genitori, questa è la vera pace. E questa ve la dono a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie ancora Ross, grazie. E grazie anche all'opportunità che ho.